Le forze di polizia e le forze armate presentano l'uso dei social. Siamo quello che postiamo. Ciao, usi i social? Anch'io. Porti l'uniforme? Anch'io. Posti foto e video? Anch'io. Ti piace dire la tua su tutto? Anche a me. Ok, ma qual è il limite oltre il quale non spingersi per non screditare te stesso e il corpo a cui appartieni? Dal voler dire la propria opinione a passare per esibizionisti, o peggio, il passo è breve. Al di là delle sanzioni disciplinari abbiamo un codice etico da rispettare. Dobbiamo evitare di diffondere notizie o immagini riservate, segrete, che possano costituire reato o mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini, dello Stato e delle istituzioni che rappresentiamo. Le foto girano in rete, come le immagini che sono finite qui, e c'è anche il rischio che vengano usate su falsi profili aperti a nostro nome, magari con l'obiettivo di carpire informazioni sensibili. Inoltre, l'uniforme la portiamo sempre, come una seconda pelle, quando siamo in servizio e nella vita di tutti i giorni, anche quando siamo online. Infatti, il rischio di un messaggio sbagliato con post e foto è dietro l'angolo. Ecco alcuni esempi dove abbiamo esagerato senza rendercene conto e anche se le intenzioni non erano quelle, abbiamo fatto una brutta figura a tutti noi e non solo, anche la nostra amministrazione. Rispetto di sé. Ora vediamo chi riesce a raggiungermi. Dovresti essere il primo a rispettare i limiti. Mica sto in servizio. E certo, le regole valgono solo quando fermi gli altri. Non solo, non devi superare i limiti di velocità, ma lo posti pure. Sei proprio fuori di testa. Finalmente si esce. Oggi operativi nella zona nord della città. Tremate, gente, tremate. Proprio bravo sei. Ora ci hai bruciati tutti. Se ti fanno saltare in aria, non chiamare me. Posta la foto. Rispetto della propria istituzione. Fermate, 6 persone, ottimo lavoro, ma eravamo senza macchine dell'amministrazione. Pensa un po', siamo tornati in taxi. Ma a chi lo dici? A te stesso? Sputi nel piatto in cui mangi? Congratulazioni, bella operazione. Per le auto domani vediamo cosa possiamo fare. Queste giacche sono una vera sciccheria. Chissà se alla fine i capoccia del comando generale le daranno anche agli equipaggi sulle autoradio, ma dubito. Infatti, quando una cosa è di qualità e costa, l'arma la bolla come non idonea. Rispetto dei colleghi. Questo è l'unica cosa che è capace a sparare, sono le cazzate. Ma chi gliel'ha regalati, gradi da tenente a sto pagliaccio? Oh, capità, ma se leggesse i commenti? Ma che mi frega, tanto fa sotto, e poi mica ce l'ho come amico. Eppure oggi ci hanno fatto scoppiare. Quindi c'è una saltata. Non ce la faccio, sono proprio cotto per colpa di questo c***o. Rispetto dei cittadini e della società. Eppure oggi si entra gratis. Evasi 3 detenuti, tra loro un ergastolano. Ma di che vi stupite? Mettetegli la palla al piede e poi voglio vedere come fanno a scappare sti delinquenti. Fanno la bella vita, tutto pagato, a spese dei cittadini onesti e questo è il risultato. Se li riprendete, mi raccomando, buttate le chiavi. Rispetto delle norme. Regà, chi mi dà una mano? Volevo l'ultimo CD di Vasco, ma non si riesce a copiare, è protetto. Dallo a me, che tra 2 minuti non è più protetto. E che ti inventi? Non ti preoccupare, mi affido ai potenti mezzi dell'amministrazione. Rispetto delle altre istituzioni. Tacco 112 è tanta roba.
Vedo che a parte le barzellette i cugini carabinieri qualcosa buona ce l'hanno. Caramba, che sorpresa! Non ho parole. Con un po' di sana autoironia vi abbiamo mostrato alcuni esempi di uso non corretto dei social. Noi siamo soprattutto questo. Sprecare questa grande opportunità. Rispetta la tua divisa. Prima di postare, pensa.